Perfetto, buonasera a tutti. Ottavo appuntamento. Questa sera abbiamo e ringraziamo subito Filippo Parrino, che è presidente della Lega Coop Sicilia. Lo ringrazio veramente perché ci dà l'opportunità, dopo anche le conversazioni che abbiamo avuto la settimana scorsa, di approfondire alcuni temi che in questo momento, a mio parere, sono fondamentali, che sono quelli economici. Tant'è che l'abbiamo intitolata, certo, dal punto di vista della cooperazione, voglio, giusto, però l'abbiamo intitolata proprio La fragile economia della Sicilia, perché è vero, è un problema quello della fragilità economica della nostra terra, e le ragioni sono tante, probabilmente riusciremo anche ad affrontare qualcosa di questo tipo. Ricordo, prima di iniziare con Filippo, che mi perdonerà, che domani avevamo l'appuntamento con Claudia Fava, che è rinviato al 4 di giugno, sempre alle ore 16, perché domani, proprio sui temi affrontati dalla Commissione Antimafia, c'è un'audizione in aula, quindi si va in aula domani, quindi è saltata questa di domani, però la rinnoviamo a giugno con la seconda tornata, già è fissata, e quindi affrontiamo anche questo tema. Filippo, la nostra è una conversazione, quindi non ci saranno domande e risposte, però dobbiamo pure iniziare. E io ti volevo far partire da quello che è, diciamo, il valore della cooperazione, anche per comprendere chi ci ascolta il significato di che cos'è la cooperazione. I valori fondanti della cooperazione li conoscono tutti, immagino, però ribadirli non è male, che è quella della mutualità, della solidarietà tra lavoratori. Ma in questo mondo così globalizzato, ancora esiste un motivo affinché la cooperazione esista e si rinnovi? Filippo. Io penso di sì, anche perché finché ci sarà il lavoro e il lavoratore, esisterà sempre, il valore nostro, i nostri valori che parlano di affrancamento di quelle che sono e che sono state dai nostri padri, l'affrancamento, diciamo, dello sfruttamento del lavoro. La cooperazione è il rispetto del lavoratore e del lavoro, quindi il nostro primo valore sta nel permettere al socio che sceglie di vivere in una cooperativa la sua attività lavorativa proprio in un ambiente, diciamo, democratico. Quindi, e poi anche l'obiettivo è quello di voler lasciare alle altre generazioni il valore che crea con il suo lavoro. Quindi c'è anche un trasferire alle nuove generazioni che verranno. C'è quello di non dividere gli utili, perché capita come in questi momenti drammatici che la cooperazione si dice che è anticiclica perché riesce a resistere meglio alle fasi di crisi, perché si trova al proprio interno quel patrimonio che anno per anno mette da parte, perché non dividendo gli utili riesce a patrimonializzare la cooperativa, a trovarsi nei momenti difficili quelle risorse che permettono magari di non licenziare o di licenziare di meno, di ridurre le ore. E poi c'è la mutualità, cioè la possibilità che ci sia uno scambio fra chi lavora all'interno della cooperativa. Per concludere questa parte la tua domanda, è quello che la cooperazione è in tutti i settori. Tutti conosciamo il sistema commerciale, il sistema Coop, il Conad, i sistemi delle grandi aziende turistiche, le piccole cooperative sociali che assicurano l'assistenza ai bambini, ai minori, agli anziani, le RSA di cui tanto si parla in questi mesi. Quindi è un sistema che è in tutti i settori dell'economia e del sociale. È chiaro che le nostre aziende, anche quelle sanitarie, abbiamo anche in Sicilia bellissime strutture sanitarie che sono di proprietà di cooperative e gestite con i principi cooperative, che sono stati chiamati anche dall'assessore Razza a intervenire, per esempio, immediatamente in alcuni casi di crisi dovuti al coronavirus. Quindi abbiamo un sistema di imprese che è in tutti i settori, l'agroalimentare per eccellenza, nelle nostre cantine, nascono anche dalle battaglie sociali fatte moltissimi anni fa, Moltissimi anni fa, sì. quando le terre venivano occupate. Le terre incolte venivano occupate dai contadini e combattevano le prime
schermaglie contro quelli che poi sono diventati i grandi potenti mafiosi, che prima proteggevano le terre dei proprietari e poi se ne impadronirono quelli che furono, diciamo, i nostri padri, che ci hanno insegnato come appunto la lotta fa parte per la difesa dei diritti del lavoro, dei diritti del cittadino oggi, del diritto anche a essere una terra sviluppata come la Sicilia e come è il resto del meridione. Senti Filippo, ma nel nostro sistema economico siciliano la cooperazione quanto rappresenta? Cioè, che pezzo di economia rappresenta? Tanto. Siamo circa le cooperative aderenti alle centrali, significa quelle che sono iscritte in un'associazione, sono 5.000, la Lega Coop ne ha 1.350, sono, dicevo, in tutte le aziende, in tutti i settori. È un pezzo fondamentale dell'economia. Io direi di sì, nel senso che siamo un pezzo importante, che assicuriamo prodotti di qualità e prodotti sicuri, assicuriamo nei nostri cantieri il lavoratore. E guarda, io ricordo un giorno bellissimo, che quando il Coscop festeggiò 50 anni di storia, Coscop è un consorzio di fornitori, e dimostrò che in Sicilia la prima striscetta, che oggi si chiamerebbe busta paga, fu data a un lavoratore della cooperativa La Sicilia di Bagheria. Quindi noi abbiamo anche introdotto la legalità nel mondo del lavoro, quando non si parlava ancora, diciamo, di quello che poi diventò il padre dello statuto dei lavoratori. Quindi penso che siamo un pezzo importante oggi dell'economia, e siamo stati un pezzo importante di quello che sono i diritti che questo paese ha conquistato. Anche perché, che se ne dica, stiamo vivendo in un periodo dove i diritti vanno saltando uno dietro l'altro, diciamo. Più che conquistarne di nuovi, ne stiamo perdendo di quelli che acquisiti negli anni passati. Un po' perché l'economia cammina, la società cambia sicuramente, però è pur vero che questa economia così sfrenata nella globalizzazione ci porta anche a superare dei diritti che erano abbondantemente acquisiti. Però io, siccome a me mi interessa l'impresa, che è un pezzo fondamentale della nostra società, quindi è difficile non tenerne conto, questa vicenda del coronavirus quanto ha toccato le imprese, la cooperazione e le imprese siciliane in generale? Perché sicuramente ha toccato, e anche come possiamo, se ci sono delle soluzioni, degli aiuti particolari che avete già chiesto, avete affrontato, sì, col governo. Maurizio, prima ne approfitto per dire che ritorniamo un po' alla normalità giuridica e quelli che sono i diritti, perché ho paura che oggi si stia un po' abusando in quelli che sono, diciamo, l'utilizzo di provvedimenti a qualunque titolo, a qualunque livello, e giustificandolo per il coronavirus. Ritorniamo un attimo alla nostra normalità costituzionale, perché penso che si stia un po' esagerando. Io ho criticato, lo dico apertamente, queste ronde civiche, io penso che dobbiamo dire ai cittadini di essere più rispettosi. La Sicilia e il Sud ha dimostrato che siamo stati, e io non avevo dubbi chiaramente, siamo stati rispettosi di quelle che sono state le richieste e i provvedimenti sanitari, rispettosi, e lo siamo ancora. È vero. Potevamo chiedere, e abbiamo fatto male a non chiederlo con più forza, di ripartire prima, e ritorno subito alla tua domanda. L'economia si è fermata, ma mentre le regioni del nord hanno una struttura di impresa e una capacità di ripresa superiore, noi in Sicilia al sud dovevamo e dobbiamo ancora ripartire dal 2007. Abbiamo avuto un periodo di stagnazione dell'economia, e questa crisi si sovrappone a quella crisi del 2007-2008 e sta producendo effetti devastanti nell'economia del sud e nell'economia della Sicilia. E questo in parte poteva essere evitato, perché ci sono state e c'erano zone anche dall'interno della Sicilia che potevano partire prima, a livello commerciale, a livello produttivo, dell'agroalimentare e così via.
Quindi certo che abbiamo avuto e siamo molto preoccupati. Devo dire che sia il governo nazionale, ma anche il governo regionale, hanno messo in campo delle risorse economiche. Poi si vedrà se verranno autorizzati dalla Comunità Europea, se ci saranno, ma intanto l'intenzione c'è. Il problema è quando si spenderanno questi Cioè, il soldi. problema non sono tanto individuare, diciamo, la fonte delle risorse, Non è il più. problema è quando entrano nelle casse di queste Ma non si società. può continuare a permettere che ancora la cassa integrazione in deroga Non arrivi ai non è lavoratori. arrivata, ma non in Sicilia, perché sembrerebbe che siamo sempre il governo che. No, ma questo vale anche per la Lombardia. Non è possibile che c'è un sistema che non comprende che a fine mese, ormai poi a fine giorno, a fine settimana, ci sono le famiglie che hanno bisogno di comprare le genere di prima Di prima necessità, a necessità. differenza di un sistema, perché il sistema burocratico è quasi sempre un sistema pubblico, no? Che nessuno lo dice. Io credo invece che io lo voglio dire, lo dirò sempre con più forza. C'è un sistema pubblico che è garantito, che non riesce a garantire quei servizi a chi non è garantito. Le imprese hanno bisogno immediatamente di servizi. Se si parla di credito, non è possibile che si lasci solo le banche, gli istituti bancari si lasciano soli di gestire le domande, perché poi il pubblico è convinto che sia la banca a non volere erogare il credito. Allora, cosa vale a fare i provvedimenti, il Cura Italia, la liquidità per La l'Italia? critica certo. Garanzie, l'IRFIS che è stata rifinanziata, l'IRC che è stata finanziata, se poi il sistema ancora non riesce a far partire le norme che servono a sbloccare tutto, ma qualcuno lo capisce che un'impresa è fatta di persone, di risorse umane che hanno bisogno di poi cassa integrazione, capiamoci, c'è un lavoratore che è a 0 ore, il massimo che guadagna è 1.140 euro, 1.000, non arriva quasi mai a Non può superare, 1.200 euro. mi aggiungere. Stiamo parlando di cassa integrazione a 0 ore, quindi non stiamo parlando che uno va a casa e poi aspetta così. Quindi io penso che al di là delle scelte, che ci torneremo ad altre domande che farai, io credo che oggi è giusto che si dica che il sistema della burocrazia, scienza dell'amministrazione, qualcuno anche fra i miei amici un giorno mi ha rimproverato: non puoi criticare così la scienza dell'amministrazione. Io l'amministrazione la vedo, è la scienza che non riesco a incontrare. In 30 anni, io L'amministrazione, la scienza non la vediamo. ormai ho la mia età, ma in 30 anni di attività ho girato tutti i comuni della Sicilia, tutti i corridoi dell'assessorato, degli vari assessorate, e ti assicuro che sta differenza non la vedo. La scienza l'ho sempre trovata in altri posti. E devo ringraziare per questo anche il sistema sanitario siciliano, che pur nelle difficoltà, una cosa bellissima bisogna dire: quando tutti dicono, i nostri amministratori, i politici, per fortuna il virus non è arrivato al sud perché avrebbe creato una catastrofe. E quindi ammettiamo che il nostro sistema ha bisogno adesso di essere portata a un sistema di qualità a livello nazionale. Lo ammettiamo, visto che la freccia rossa arriverà in Calabria, che non è colpa della regione siciliana, non è colpa dei siciliani se lo Stato non ci ha fatto le ferrovie. Possiamo avere una colpa, Maurizio, noi abbiamo. No, la verità è anche in questo caso, caro Filippo, che io poi, siccome sono un critico del titolo quinto, nel senso che non l'ho mai io. No, tu Della sei critico della riforma e titolo quinto, non del titolo. riforma del titolo quinto, io Lo là lo sono immagino. stato fin dall'inizio perché può essere che sono, diciamo, di una vecchia scuola dove il regionalismo ha un senso, ha una sua ragione d'essere anche nel nostro paese, però quelle che sono salute, istruzione, difesa, giustizia, sono cose che e infrastrutture strategiche sono cose che non hanno ragione di essere nelle mani delle regioni. Ci deve essere come dice, un piano unico, una gestione unica di queste cose. È impossibile andare oggi. Io
questa vicenda del Covid e delle pressioni delle 20 regioni che hanno un sistema, ognuno ha il proprio sistema sanitario, ognuno ha un proprio approccio con la fase 2, chi spinge, chi frena, non va bene. Non va bene per un paese come l'Italia, in questa comunità economica globale, non siamo competitivi in questa maniera con 20 regioni, con 20 idee diverse. Ciò non di meno, queste sono cose, chissà se ci torneremo. Ma ti volevo introdurre, però, perché questa è una... Hai parlato della pubblica amministrazione, però io devo farti la domanda, sono obbligato, perché la Lega delle Cooperative è una delle centrali più importanti di rappresentanza dell'impresa. E però stanno sorgendo, diciamo, anche dalla pubblica amministrazione regionale dei focolai, diciamo, di ancora non lo sappiamo, ma comunque, diciamo, ci sono ragioni per avere, diciamo, quei sintomi di un malessere, che lo chiamiamo malessere per non avendo ancora, diciamo, sentenze definitive, ma che riguardano, diciamo, un livello di corruzione, diciamo, imbarazzante, dove poi si annida anche, diciamo, parliamoci chiaro, relazioni anche con aree molto grigie del rapporto col territorio, anche con la criminalità organizzata. Non credi che ancora una volta il tema della legalità, della corruzione sia la questione morale, sia il tema per lo sviluppo delle imprese e quindi anche per la parte che riguarda la cooperazione nella nostra terra, perché altrimenti non ce ne usciamo più se continuiamo, diciamo, così. Tu che pensi? Io intanto penso di ringraziare, lo stavo facendo proprio all'inizio dell'apertura della nostra chiacchierata, intanto ringraziamo le forze dell'ordine e la magistratura, perché mi sono accorto da anni, l'ho scritto pure, che non c'è più la politica che fa la denuncia. Io mi ricordo quando mi raccontavano come Licausi, chiamato in tribunale da un mafioso che lui aveva accusato, il pubblico ministero gli disse: lei Licausi accusa di mafiosità questo signore, che adesso non mi ricordo il che, e lui disse: certo che lo accuso, lui è mafioso, io sono comunista, lui è mafioso, e se lei mi vuole condannare mi condanni. Dov'è il politico che oggi apre scenari su alcuni fenomeni? Penso che la cooperazione invece lo abbia fatto. Noi siamo stati la prima associazione di categoria che si è costituita parte civile sull'assassino di padre Puglisi, certo, per difendere la libertà di impresa. Oggi abbiamo purtroppo una bruttissima presenza di immoralità nella nostra regione, ed è scandaloso e fa male quello che abbiamo letto sulla sanità, perché non è consentito a nessuno munirsi di uno scudo utilizzando i principi della legalità e dell'antimafia, che è costata la vita a centinaia di uomini e di donne siciliane, da Placido Rizzotto anche prima a Carnevale. Cioè, sono centinaia i siciliani che sono morti per combattere la mafia, e qualcuno ha utilizzato, e si deve vergognare, siamo tutti garantisti, e spero che ci sia un miracolo, ma ne dubito, si devono vergognare oltre che essere condannati da questa società. Quindi c'è un problema morale, e io ti posso dire che sai quante volte, quante cooperative mi hanno chiamato negli anni passati lamentandosi che perdevano gli appalti. Gli appalti, certo, le commesse. Sai che io nei prossimi giorni ho chiesto ai miei uffici di farmi l'elenco di tutte le gare scadute che non sono state ancora messe a bando, e manderò giustamente una lettera agli uffici regionali per fare l'elenco di tutti quelli, di tutte quelle gare che venivano prorogate in qualche modo strano. Il mondo prove, della professione, lo voglio affermare. Non è che il mondo privato sia meglio di noi o noi meglio, certo, però noi un po' ne abbiamo risentito e ne risentiamo del malessere e di uno stato di corruzione che purtroppo pervade
non più la Sicilia sola, ma tutta Italia. Cioè, quindi il problema morale c'è. Io l'altro giorno ho fatto una chiacchierata, lo dico con Alessandro Albanese, presidente di Compindustria, presidente, vicepresidente, insomma, con Alessandro Albanese, perché ci siamo detti e lui dobbiamo fare qualche cosa, quindi io lo anticipo, perché noi abbiamo bisogno di avviare un confronto di stati generali delle imprese tutte siciliane per opporci a quello che è uno stato continuo di corruzione, corruttori e corrotti. E quindi ad oggi io penso, diciamo, che soltanto le armi della magistratura ci permettono di combattere. Forse dobbiamo levare certo potere, levare dalle mani della politica le nomine nel sistema sanitario e così via. C'è quella famosa riforma da fare. Non è possibile che siamo passati da una regione imprenditrice ad una regione che nomina gli imprenditori. Questi sono temi vecchi. Premetto, questi signori andavano bene per tutte le stagioni. Quindi, sì, non cambia, non è un problema. Nessuna critica a chi oggi li ha nominati, convinti magari di nominare soggetti che avevano lo scudo di essere anticorruzione. Ripeto, mi auguro per la mia cultura, diciamo, garantista, che accade il miracolo, che qualcuno aveva sbagliato intercettazione, ma purtroppo sentiamo tutti. Purtroppo, non solo ne sono convintissimo, non riguarda solo una parte, cioè, i segnali sono proprio di una, un decadimento, ma di un'arroganza che è una cosa impressionante. Sono anche arroganti rispetto a ciò che si sentono dall'intercezione, cioè ciò che penso a quel galantuomo di Pippo Di Giacomo, e mi viene ogni volta quando ci ripenso, giusto, perché non è che il solo amministratore, diciamo, che è stato tirato dentro per avere messo becco in qualcosa, giusto, e poi viene, poi la storia ci dice il contrario. Poi in provincia di Agrigento ne puoi fare, potrei fare, diciamo, un elenco non piccolo, un lungo elenco di amministratori. Io ti ricordo che quando, grazie al sacrificio di Pio La Torre, nacque la legge sulla confisca dei beni ai mafiosi, le prime cooperative stavano rischiando il fallimento, perché lo Stato gli affidò le terre e basta. Poi ci fu la grande opera di Don Luigi Ciotti, che chiamò alla mobilitazione tutte le associazioni, e noi ringraziamo sempre Don Luigi, perché non solo è riuscito a ispirare forza e sentirci più forte tutti, ma continua. Io sono stato il 20 febbraio con lui a Catania, e ancora le cooperative mi scrivono di riorganizzare un incontro con lui, perché emana quella forza di cui abbiamo bisogno tutti, perché poi alla fine siamo tutti che abbiamo bisogno di chi ispira a noi la capacità di combattere. A volte ti viene a dire, ma siamo un po' stanchi, siamo da ragazzi che combattiamo questa cosa, poi le cose ci passano di davanti, non riusciamo a intercettarli, ormai vengono scalate organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali, vengono scalate anche da personaggi e personalità poco... Diventa tutto un po' più complicato, per questo bisogna essere forti. Però i giovani sono più preparati di noi. Ne sono convinto. Dicevamo prima che di iniziare il collegamento, io lo dico sempre, perché vado nelle scuole, guardate, non è vero che i nostri giovani non ne vogliono, invece sono molto più preparati di noi. Noi siamo apprendisti ancora dell'economia, loro la stanno studiando bene, capiscono che non è colpa nostra se il Sud è indietro, e sanno fare dei ragionamenti politici e amministrativi ed economici, e riescono, è lì che dobbiamo puntare, la capacità di dire ai nostri giovani di chiedere ciò che è dovuto. Io apprezzo moltissimo l'operato di Beppe Provenzano, il nostro ministro. Devo chiedere proprio questo.
la questione del 34% per me è come è diventata la Bibbia. Il 34% non si tocca. Se tu vuoi spiegare anche cos'è, se no lo faccio io. No, no, puoi farlo, anzi. No, visto che non l'abbiamo mai visto il 34%, spiegalo tu. Per la prima volta, per la prima volta si è fatta legge, e questo grazie al ministro della coesione sociale, Beppe Provenzano, di quelle che sono la distribuzione delle risorse dello Stato. Cioè lo Stato riesce ad avere X di risorse e deve distribuirlo nelle regioni. In base a quale principio? In base alla popolazione, alle percentuali. Quindi al sud gli deve arrivare almeno una percentuale del 34%. Attenzione, e questo prima era fino a 34%. Infatti non era mai arrivato. Fino a significava in questi 20 anni che non abbiamo ricevuto i nostri soldi. Oggi la legge dice almeno il 34%. Abbiamo, secondo alcuni studi, abbiamo ricevuto meno, te lo dico. No, il massimo ricevuto negli ultimi dal 2000, negli ultimi dal 2007, da prima della crisi ad oggi, noi abbiamo ricevuto meno del 27%, cioè la punta massima è inferiore al 27%, che vuol dire che mediamente abbiamo avuto circa 10 punti in meno di investimenti, moltiplicalo per 15 anni. Al di là del fatto che il governo Tremonti ci ha tolto le risorse, proprio se tu prendi scientificamente e fai un calcolo matematico. Noi dobbiamo passare, noi meridionali, per quelli che non sanno spendere, non sanno costruire, non sanno coltivare, non sanno fare i progetti, gli mancano i progetti. Ragazzi, vi siete presi i nostri soldi. E non è un ragionamento. Hanno drenato i nostri soldi. Cioè non è un ragionamento nord-sud, perché no, quest'Italia, no. Quest'Italia ha bisogno del nord e del sud. Di tutti ha bisogno. A lavorare assieme. Dicevamo poc'anzi, immaginiamoci tutte queste imprese di tutte le regioni che partecipano nel momento in cui questo Stato sblocca i cantieri. La possibilità di costruire le strade, le ferrovie, le scuole per i nostri ragazzi, i centri sportivi, c'è da costruire un paese e c'è da mettere in campo risorse che già ci sono assegnate e dobbiamo spendere. E immagina queste aziende di tutta Italia che vengono a sviluppare il sud. Senti Filippo, ma allora siccome la domanda che ti volevo fare su ministro Provenzano, che oltre al 34% ci ha, prima del Covid giustamente, ci ha consegnato un lavoro per la prima volta, diciamo, con un senso logico, cioè che un inizio, una fine, un'idea dentro, che era il piano per il Sud 2030. E una delle, diciamo, degli elementi fondamentali, oltre, io essendo un operatore della scuola e della formazione, diciamo, sono un po' legato a questo tema, ma non lo tratto. Con te vorrei trattare invece quello delle infrastrutture, perché un altro problema che noi abbiamo, non avendo mai guardato strategicamente al Mediterraneo con la giusta attenzione dal punto di vista dei mercati, noi abbiamo anche il problema, diciamo, della nostra lontananza fisica, diciamo, e strutturale. Allora, quanto è importante per le imprese del Mezzogiorno e per il loro sviluppo, anche per non fare, diciamo, al solito le chiacchiere, ma la sostanza, perché poi dicono, perché voi non là sotto non fate impresa. Qualunque ragazzo che... Strutture come quelle informatiche e tecnologiche, la fibra, le strade, le ferrovie, quanto contano in termini economici per fare impresa nel Mezzogiorno? Intanto, se ci tolgono anche la possibilità dell'innovazione tecnologica, siamo veramente finiti. Però, tranne alcune città siciliane, il sud non è cablato. Quindi, l'azienda che sta facendo il cablaggio in Italia, che è un'azienda che l'appalto già c'è, guarda caso è in ritardo al sud. Esempio, se io devo concorrere una gara col Click Day, cioè... ci sono 100 milioni, i primi che cliccano si presentano. È chiaro che da San Biagio Platini non ci arriverò mai. Prima che il nostro click arriva sul server della società X o del dipartimento Y, è in ritardo, perché non, per chi non è tecnico queste cose non li capisco. Non è vero
che non ci sia un ritardo nell'arrivare da un punto all'altro. Sono favorite le strutture che hanno una capacità di connessione più veloce. Ma io dico un'altra cosa, io dico, immaginatevi quello che è successo nelle scuole. L'ho vissuto personalmente. Ma è vergognoso che le nostre scuole, i nostri ragazzi non avevano i tablet. Le nostre cooperative in alcuni quartieri di Palermo hanno comprato i tablet per i ragazzi, per farli collegare con la scuola. Ma andiamo a vedere come sono stati spesi i soldi per il piano della digitalizzazione delle scuole. È colpa nostra che i nostri ragazzi non hanno avuto consegnati i tablet? È colpa nostra se le scuole non hanno predisposto veramente, tu sei un uomo di formazione, come fare i collegamenti, e poi alla fine quasi quasi c'era un rifiuto a fare attività? Io sono contrario all'attività didattica, io sono per l'attività didattica, io non sono, però... parlo da zio, parlo da maestrante, però non portiamo all'esasperazione questo collegamento. Quindi ritorniamo ai collegamenti, alle infrastrutture. I nostri coltivatori di Pachino devono far arrivare il pomodoro al mercato di Milano. Tu lo sai che le strade non permettono di arrivare in tempo, perché imbarcare il prodotto, non hanno delle navi per le merci e devono, certo, il camion, i nostri autotrasportatori devono andare con gli orari dei passeggeri, quindi tutta l'impostazione della piattaforma agroalimentare, della raccolta, della sistemazione, e quindi il costo per, poi non parliamo di tutti i passaggi autostradali che devono pagare. Quindi quando parliamo di sviluppo, prima di fare politichese, vogliamo sederci e ragionare perché gli autotrasportatori, se si vuole favorire il sud, si evita di pagare i passaggi autostradali? Vogliamo permettere, diciamo, il costo del lavoro in modo che gli autotrasportatori possano vivere di quelli invece di competere e farsi la guerra fra di loro? Possiamo permettere di avere le strade in Sicilia? Le strade, non dico le autostrade, strade. È colpa della regione siciliana? No, le strade le deve fare lo Stato, le ferrovie li devono fare lo Stato, i porti, gli aeroporti non sono di competenza regionale, quindi è vero che abbiamo avuto una classe politica, una classe dirigente, ne parlavamo prima, di qualche insegnamento che ci fece Emanuele Macaluso. Però le cose devono cambiare. Noi non possiamo vivere tutta la vita che dico sì, ma voi avete avuto una classe dirigente che non ha saputo. Ho capito, basta. Allora, intanto abbiamo un piano adesso. Incominciamo a dire i giovani che restano a sud. Bene, questa è una misura importante. Resto a sud, i giovani possono fare cooperativa? Sì, funziona anche per le cooperative. Oggi resta a sud anche per i professionisti, quindi leggiamoci questo piano fatto dal ministro. È un ottimo piano, noi lo andremo a presentare, era programmato prima di questa sventura, ma lo faremo presto. La cooperazione crede molto in quel piano. Io penso che deve crederci tutto il sud. I fondi strutturali, i famosi fondi comunitari che noi non sappiamo spendere, questa è una favoletta che ormai abbondantemente è stata superata, a parte il fatto che è una regione che ha poche risorse, se tu gli imponi il cofinanziamento avrai il problema di come cofinanziare. Prima lo Stato italiano contribuiva a cofinanziamento, poi c'è stato un governo purtroppo di sinistra che ha deciso di togliere il contributo al cofinanziamento da parte dello Stato. Quindi nella regione, le regioni si ritrovano da sole, hanno i soldi per cofinanziare, a volte sì e a volte no. Ecco perché c'è questo ritardo, non perché non sappiamo spendere, perché a volte è complicato. C'è proprio la difficoltà a costruire. Spendere. A volte è impossibile per la burocrazia spendere, non si possono spendere i fondi strutturali con le stesse leggi regionali che per fare una trazzera reggia
le famose trazioni regge, che erano le vie più importanti. Per sistemare una trazione regge ti impongono l'appalto con procedure pubbliche che non finiscono mai. Quindi tutto questo è un caso. Io non ho frequentato facoltà di economia, ma alcuni mi hanno sempre spiegato che in economia nulla è per caso e non c'entra niente la capacità del popolo, di chi vive in quella regione. Non è assolutamente colpa nostra, però probabilmente è stata colpa della nostra preparazione. Può essere. Questo è dei giovani. Beppe è anche un giovanissimo rispetto a... No, è giovane, quindi diciamo, speriamo. Esprimiamo una competenza profonda, e i nostri giovani, e mi riferisco a proprio, io nelle scuole ci sono stato, ho frequentato, abbiamo fatto alternanza scuola-lavoro, e guardate, ci sono giovani a cui io spero che loro possano continuare a andare dalle scuole medie. Io frequento molto il Casserà della mia amica Daniela Crimi, è una scuola bellissima, e io ho incontrato giovani di quartieri popolari di Palermo, ma di una preparazione, di una voglia di fare, di una voglia di provarsi, e hanno bisogno di essere motivati. Quindi noi dobbiamo motivare i nostri giovani. Purtroppo questo dramma di questo virus ci ha messo davanti a un altro problema, quello della globalizzazione. Ritorniamo alla tua primissima domanda. La globalizzazione non va bene. Fatta in questo modo, la globalizzazione non va bene. E noi la stavamo già criticando molti anni fa, perché dicevamo che era una globalizzazione senza diritti, era una globalizzazione non basata sui lavoratori, non basata sui popoli, non basata su che era la civiltà, ma era basata sugli strumenti finanziari, sulla finanza e sulle merci. Noi non possiamo continuare a delegare le produzioni nostre a un'altra regione perché il mercato ce lo impone. Senti Filippo, tu immaginerai, ma noi abbiamo abbondantemente superato la nostra mezz'ora, diciamo, di conversazione. E io sono bello. No, è che è piacevole, perché ogni tanto ci si incontra in questa occasione. Una volta ci si incontrava di più, e quindi probabilmente ci si confrontava anche di più. E forse questo è uno dei problemi. Esattamente. Ora invece c'è difficoltà. I corpi intermedi siamo stati lasciati soli. Filippo, io devo anche essere sincero. Io, siccome sono stato anch'io in smart working da casa, il primo mese è passato così, poi il secondo mese ho detto: ma è mai possibile che non ci sia nessuno che discuta dei temi, quelli veri? Giusto? Ecco perché questo forum che ho messo su così, per avere, diciamo, un minimo di confronto su questi temi che sono secondo me decisivi, cioè ci misuriamo e le nuove generazioni si misureranno su questo, realmente misureranno il proprio futuro. Quindi io sono contento di questa conversazione. Intanto però qualche ultima domanda te la farei. Io ti provo di anticipo un'altra, uno dei problemi che dovremmo affrontare, e non è un problema secondo me, è la trasformazione delle città. Perché questa pandemia ci ha insegnato che le città, come sono pensate, i palazzi come sono strutturati, sì, le abitazioni, come sono, non vanno bene. Non vanno bene, ma ritornerà la provincia. Sì. Già stamattina ho parlato con una società immobiliare, mi ha spiegato, hanno una richiesta pazzesca di abitazioni fuori la città di Palermo. Ma io non so se tu in una trasmissione Sky ho visto l'architetto Boeri che ci dava, diciamo, qualche indicazione su quello che sarà la città del futuro, no? Intanto perché abbiamo alcune direttrici che sono ormai chiare, che sono di tipo ambientale, interconnessa, la mobilità sostenibile, cioè ci sono alcune cose che penso che ormai stanno passando nel ragionamento un po' di tutti, di quasi tutti, quindi ancora c'è da lavoro da fare, ma e anche lì si parlava di multicentralità, cioè di non è possibile più immaginare grandi agglomerati urbani
con queste, anche perché sono difficili da governare, da gestire in termini di qualità della vita. Quindi secondo me c'è un filone da affrontare che secondo me è estremamente interessante, anche dal punto di vista del progetto delle città, ma anche dell'impegno di molti, come anche il settore dell'impresa. Senti, però una curiosità me la devi togliere prima di lasciarci. E la curiosità sta che ci sono una serie di eccellenze della cooperazione in Sicilia. Sì. Io ti invito per ogni settore, o almeno, guarda, quello che è cultura. Cultura. Food e vino, allora, perché le nostre cantine, come sono da fine? La nostra cooperativa è Coop Culture che ha portato i beni culturali che erano spenti. Tu sai benissimo che alla Valle dei Templi hanno superato 1,5 milioni di visitatori, ma parlo del Museo Salinas, parlo della Zisa, parlo dello... Io a 60 anni ho scoperto che abbiamo un parco archeologico a San Giuseppe Jato, fra i più importanti al mondo. Coop Culture, cantine, la CVA di Canicattì, rispetto sempre alle tue origini di Agrigento. Grazie. Ristorazione scolastica e collettiva, la COT, che durante il coronavirus ha regalato pasti alla collettività, è stata a fronteggiare il coronavirus, cioè a portare i pasti ai dottori, agli infermieri in tutti gli ospedali, ma anche alla famosa clinica Maria Eleonora che ha avuto un focolaio. Coop Service FM, una cooperativa con 600 dipendenti che va a pulire le sale negli ospedali, i corridoi, cioè tutti quei settori. Parliamo di Coop, di Conad, che hanno raccolto centinaia di migliaia d'euro sia di soldi da donare, ma anche in stretto rapporto con la Caritas hanno donato i famosi carrelli pieni di spesa insieme a... cioè il mondo della cooperazione. Vuoi parlare di turismo, possiamo parlare di H-Hotel, possiamo parlare di Città del Mare, possiamo parlare di asili nido, possiamo parlare di... del... Che vuol dire che è possibile fare eccellenza? Penso che nel panorama delle attività di impresa la cooperazione sia quasi sempre fra i primissimi posti in tutti i settori. Ti ripeto, noi abbiamo delle eccellenze, il consorzio Sisi fa un'eccellenza nella gestione dei servizi domiciliari, SSRR è una clinica di Messina che ha dato gratuitamente l'assistenza psicologica a chi era a casa a curarsi il Covid-19. Cioè, non facciamo in tempo a raccontare tutto quello che... No, mi bastava che tu citassi le eccellenze, perché ci sono, no? Le tante nostre eccellenze. Esattamente. Abbiamo la cooperativa IPACEM Blue Coop di Agrigento. La dimostrazione che è possibile fare cooperazione, di avere eccellenze, di stare sul mercato, di avere una visione diversa di impresa, e questo è fondamentale, perché... Se noi immaginiamo che sia tutto un'unica cosa, no? Invece in senso della nostra identità, io sono molto orgoglioso. Sanno tutti che io sono un presidente che viene dalla cooperativa, che viene, forse sono stato il primo work and buyout della storia italiana, perché nell'84 il 10 maggio dell'84 io e i miei colleghi che provenivamo da una TV, una storica TV privata siciliana che era Telelora, non abbiamo voluto mollare il nostro lavoro, e con quella che era allora chiamata la liquidazione, oggi è il TFR, abbiamo costruito la cooperativa che ancora esiste, che produce video, e penso che probabilmente siamo stati la legge Marcone veniva dopo. Quindi la cooperazione per me è una scelta, come disse qualcuno molto più importante di noi, che era Giorgio Napolitano, quindi la cooperazione è una scelta di vita, e io odio e combatto tutti quelli che hanno sporcato la cooperazione, perché anche noi abbiamo avuto i nostri farabutti, e ti ripeto, quando la cooperazione ha espresso con le cooperative antimafia, io parlo alla Placido Rizzotto, la Pio La Torre, Consorzio di Beraterra, noi abbiamo delle realtà, altro che eccellenza, la cantina 100 passi, potrei stare ad elencare decine e decine di cooperative di ragazzi che la mattina si alzano, vanno in campagna a lavorare, e magari a 100 metri hanno il mafioso,
a cui sono state tolte le terre. Abbiamo dimostrato, hanno dimostrato un coraggio e un senso di attaccamento alla propria terra che deve essere premiato. È così, è così, è così. Grazie Filippo, grazie. Oh, grazie a grazie te. Veramente, è stato un pomeriggio di grandissimo interesse, che sono cose concrete che toccano i siciliani. E, visto che domani abbiamo è spostata l'incontro con Claudio Fava, io vi aspetto dopodomani con Gaetano Aronica, il nostro conterraneo attore e presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello. L'abbiamo visto l'altra sera nell'ultimo film di Rai 1, Felicia, e vi aspetto quindi dopodomani. Grazie Filippo, sei stato prezioso. Grazie a voi. E ci sentiremo presto. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Ciao Maurizio.